Ciao bimbi, buona settimana a tutti. Come vi ho spiegato nel video numero 1, questa settimana lavoriamo sui suoni difficili. Sono difficili perché vicino alla consonante R abbiamo delle consonanti vicine e quindi fanno venire fuori un suono in questa parola che può sembrare difficile perché non c'è una vocale vicina che li aiuta. Allora, l'unico modo per impararli a fare bene è leggerli tante volte, impararli a scrivere e ci eserciteremo per affrontare bene questo nuovo argomento. Allora, vi chiedo di aprire il libro verde alla pagina 134 e 135, 134, 135. E leggiamo insieme la storia che ci porta a leggere un po' di volte. Quali sono e dove sono i suoni difficili? Ecco la consegna. Vi ricordate, vero? La consegna è la spiegazione dell'esercizio. La consegna ci dice: leggi e sottolinea i suoni str, sdr, sbr, sgr e gr. Vedete che c'è sempre la r preceduta da tante altre consonanti. Leggiamo in classe. Mentre la maestra spiega, c'è Astrid che fa la strega. Accanto a lei c'è Franco sdraiato sul suo banco che sbriciola un panino. Ernesto, che è vicino, con noi fa lo sbruffone, mostrando un gran bastone. E poi c'è chi protesta, se ci sgrida la maestra. Allora, prendiamo la matita tita e andiamo a cerchiare tutti questi suoni difficili. Allora, io vi aiuto, rileggo e voi quando sentite il suono, lo cerchiate. Cominciamo. Mentre la maestra, lo cercherei, vero? Stra, spiega, c'è Astrid, fare anche qua un bel cerchietto, str, che fa la strega, str, e facciamo un bel cerchietto a capo. Accanto a lei c'è Franco sdraiato, sdr, sdr, sdraiato sul suo banco. E quindi qua cerchiamo sdr a capo che sbriciola un panino. Sbr. Cerchiamo. A capo. Ernesto, che è vicino, con noi fa lo sbruffone. Sbr. Cerchiamo. Sbr. Mostrando un gran bastone. Mostrando un gran bastone. A capo. E poi c'è chi protesta se ci sgrida la maestra. Cerchiamo anche qui stra. Ok, adesso che l'avete ascoltato due volte da me e avete cerchiato le paroline con i suoni difficili, vi chiedo di mettere la pausa e di leggere due volte questo testo. Ok? Pronunciate bene le letterine str, sdr, sdr, sgr e gr. Quando avete finito, continuiamo. Adesso dobbiamo rispondere a delle semplici. Ok, continuiamo. Dobbiamo rispondere alle domande adesso. Leggiamo la consegna. Rispondi alle domande e collega ogni nome al disegno giusto.
Chi spiega la... Guardate, c'è la freccia. Allora bisogna ricordarsi chi spiegava nel testo e scrivere sui trattini in stampatello minuscolo con la matita tita chi è che spiega. Chi è che spiega? Spiega la maestra. Str. Scriviamo su ogni trattino la letterina e vedete la freccia c'è già ed indica la maestra. Andiamo a capo. Chi fa la strega? Chi è che fa la strega? Se non ve lo ricordate, andate un po' a cercare e su nella seconda riga. Astrid. Astrid, c'è il suono str. Scriviamo le letterine sui trattini e chi è secondo voi di questi personaggi rimasti? Astrid, che fa la strega? E lui? Lui? E lei? Astrid. Colleghiamo con una frecciolina questa immagine. Terza domanda. Chi sbriciola un panino? Chi è che sbriciola un panino? Franco. Ok. Franco. C'è il suono fr. Non è tra quelli indicati nella consegna, però è un suono difficile perché la R preceduta da una consonante. Fr. Franco. Chi è Franco? Chi è che sbriciola un panino? Eccolo qua. Ultimo. Chi fa lo sbruffone? Sbr. Chi fa lo sbruffone? Che mostra poi un gran bastone. Quindi eccolo qua. Chi è? Ernesto. Ernesto e lo scriviamo sui trattini in stampatello minuscolo. Ok, andiamo nella pagina successiva ed eseguiamo l'esercizio che viene dopo. Osserva il disegno, riordina le sillabe e forma le parole. Allora, chi è? Questo qui è un drago. Le sillabe sono già indicate con i rettangolini. Voi dovete metterle in ordine sotto, quindi ricopiatele nell'ordine giusto. Quindi scriveremo drago, unita, tutta unita la parola. Ok? Stampatello minuscolo. Secondo disegno, queste sono le briciole. Briciole, battimano, briciole. Il stampatello minuscolo, andiamo a scrivere la parola qui sotto. Terza parola, questo è un principe. Pronti con il battimano, via. Principe. Principe. E lo scriviamo principe. Andiamo a capo. Come si chiama questa parte del leone intorno al suo grosso muso? Si chiama criniera. Criniera. Pronti con il battimano, pronti via. Criniera. Criniera. Andiamo a capo e abbiamo un bel granchio. Granchio. Pronti via. Granchio. E l'ultimo disegno abbiamo un criceto. Pronti? Criceto. Criceto. Adesso con la matita tita nelle parole che avete scritto vi chiedo di cerchiare i suoni difficili. Quindi cercheremo dr, cercheremo br, cercheremo p.
cri. Tutte queste sillabe dove ci sono i suoni difficili della consonante che sta davanti alla R. Ultimo esercizio, scegli il suono giusto per completare le parole. Allora i suoni sono tr, gr, cr e dr. E allora li ricopiate, qua sono scritti in maiuscolo, ma voi li andate a scrivere in minuscolo. Questo è un triciclo, via, triciclo. Qua abbiamo una, diciamoli a voce e poi dopo li scrivete. Abbiamo una trottola, pronti, via, trottola. Qua abbiamo un grembiule, grembiule. Qua abbiamo una cravatta, cravatta. Qua abbiamo un ladro, ladro. Questa si chiama cresta, pronti, via, cresta. Qua abbiamo un coccodrillo, coccodrillo. Questo è difficile, nel battimano le doppie si separano sempre. E poi abbiamo un trenino, trenino. Abbiamo un, non è un cammello, ma è un dromedario. Pronti, via, dromedario. E infine abbiamo il color grigio. Ultimo battimano, grigio. Ok, adesso inserite i suoni difficili con la matita tita in stampatello minuscolo e poi li cerchiate. Ciao bimbi, ci vediamo nel prossimo video. Vi abbraccio.